benvenuti. Oggi vi presentiamo la terza puntata del ciclo intitolato Apocalissi dell'Antichità. Questa puntata è dedicata ai popoli del mare, il nome che un'iscrizione egiziana dà a ondate di invasori che verso la fine del secondo millennio avanti Cristo sembra abbiano investito gran parte del mondo civilizzato di allora, nel Medio Oriente, nel Mediterraneo orientale, travolgendo per esempio l'impero ittita in Anatolia e aggredendo fra l'altro appunto l'Egitto dei faraoni, anche se l'Egitto resiste a questa invasione. L'espressione i popoli del mare, che appunto è tratta da un'iscrizione autentica egiziana, ma è molto efficace, è stata rimessa in circolo dagli studiosi a partire dalla fine dell'Ottocento e ha molto colpito la nostra fantasia. Oggi c'è un'altra espressione che si riferisce alle stesse vicende e che colpisce anche molto la fantasia, il collasso dell'età del bronzo. L'idea cioè che appunto in quel momento, in pochi anni, si verifichi la crisi, la catastrofe, appunto, di gran parte delle civiltà conosciute fino a quel momento. Una visione probabilmente un po' esagerata, ma come dire, che ci colpisce molto dal punto di vista emotivo. E infatti abbiamo ricevuto un'infinità di domande. Alcune di queste domande, come dire, possono essere affrontate subito in via preliminare, come una di quelle che ci manda Matteo, il quale dice: ma come mai si sa così poco di queste popolazioni che pure hanno invaso grandi territori, sono entrati a contatto con civiltà progredite come quella ittita, quella egizia? Matteo, come mai si sa così poco? Noi a volte non ci rendiamo conto che noi di quel passato remoto non sappiamo quasi niente. Ne sappiamo di più sugli egiziani, che ci hanno lasciato un'immensa quantità di manufatti e soprattutto di iscrizioni, di testi. Sì, su loro sappiamo tante cose, ma siamo lontanissimi dal sapere tutto. Su molti altri luoghi, molti altri popoli, non sappiamo quasi niente. I popoli del mare non hanno lasciato granché come tracce loro. Si discute tuttora per sapere chi erano esattamente. Può darsi che qualcuno dei popoli del mare, come dire, abbia dato origine a popoli successivi, come i Greci, per esempio. Può darsi. Ma in realtà non ne sappiamo quasi niente e Matteo bisogna tenere presente che è una situazione normale, ecco. E Matteo continua chiedendo anche se non si possa fare, lui dice più che una domanda è una riflessione, se non si possa fare un parallelo fra le invasioni dei popoli del mare contro l'impero ittita, l'impero egizio, e le invasioni barbariche contro l'impero romano. Non me l'ero mai chiesto, ci ho riflettuto un po'. Matteo, direi di no. Perché in realtà i popoli del mare in qualche caso hanno abbattuto interi imperi come quello ittita, che è sparito nel nulla praticamente, ma non che l'abbiano sostituito con qualcosa che noi conosciamo bene. Invece nel caso dell'Egitto è l'Egitto che ha resistito, ha sconfitto gli invasori, ha continuato tranquillamente la sua storia. Due esiti possibili quando un impero viene aggredito da nemici esterni. Ma nel caso dell'impero romano e dei barbari c'è stata invece una terza soluzione. L'impero romano è caduto ma non è scomparso. La civiltà romana è stata ferita, degradata, ma non è sparita. I barbari si sono innestati sul mondo romano che ha continuato a esistere. Tant'è vero che noi oggi parliamo una lingua che deriva direttamente dalla lingua dell'impero romano, il latino. E la religione, che al tempo delle invasioni barbariche era la religione dominante nell'impero romano, il cristianesimo, è ancora oggi la religione dominante in Occidente. Quindi appunto le invasioni barbariche non hanno abbattuto l'impero romano come invece è crollato e scomparso l'impero ittita. La differenza c'è. Tante domande, dicevo. Una delle curiosità più comuni è: come hanno fatto? E cioè, in sostanza, questi popoli del mare, comparsi dal nulla, per riuscire ad avere un impatto tale nella storia dell'umanità, dovevano essere molto ben armati? Questa curiosità si lega naturalmente alla formula che citavo all'inizio del collasso dell'età del bronzo. Stiamo entrando nell'età del ferro. E, chiede Antonio, i popoli del mare erano dotati di una tecnologia bellica superiore?
come ad esempio le spade in ferro? E anche Alessio chiede, ma come hanno fatto a mettere a ferro e fuoco il Mediterraneo? A ferro e fuoco. E visto che non sappiamo poi in realtà granché sulle loro tecnologie. Allora, qui devo dire che siamo un po' nel campo delle ipotesi e dobbiamo stare attenti a non forzare la mano alle cose. È bello dire finisce l'età del bronzo, comincia l'età del ferro. Ma non dobbiamo immaginare che sia una trasformazione immediata, drastica. L'invenzione delle armi di ferro non è come l'invenzione della bomba atomica, che in un giorno cambia per sempre il modo di fare la guerra e i rapporti fra le potenze. Non è così. Le armi di ferro si affermano lentamente, progressivamente, coesistono per tantissimo tempo con le armi di bronzo. Ancora i greci usano spade di ferro, ma elmi di bronzo. Poi intendiamoci, non è che una spada di bronzo sia necessariamente peggio di una spada di ferro, Costa solo molto di più. È per quello che il ferro ha sostituito il bronzo progressivamente. Ancora, l'impero degli Ittiti, travolto dai popoli del mare, conosceva già il ferro, Quindi in realtà questa spiegazione di una tecnologia superiore che permette ai popoli del mare di travolgere tutti i loro nemici è una spiegazione che corrisponde molto alla nostra mentalità. Una spiegazione semplice, concreta, che parla di forza, ma probabilmente non è la spiegazione. Prima di concludere vorrei ancora rispondere a diverse domande che ci sono arrivate su un tema specifico che ci tocca molto da vicino, noi italiani. Fra i popoli del mare elencati nelle iscrizioni egiziane ce n'è uno che si chiama gli Shardan. E da sempre la somiglianza di questo nome con quello della Sardegna ha colpito e incuriosito. Da sempre ci si è chiesti se questi Shardan non siano i sardi. E diverse domande in proposito ci sono arrivate anche in questo caso, appunto. Sempre Matteo, che ne ha mandate molte. Nico, che dice, ma ci sono prove? Ci sono davvero i sardi fra i popoli del mare? Allora, la prima prova, appunto, il primo indizio, non è una prova. Prove non ce ne sono. Il primo indizio è il nome. Ce n'è anche un altro. Il nome non basterebbe, ma ce n'è un altro interessante. Ci sono raffigurazioni egiziane di questi Shardan, ormai entrati al servizio del faraone e soldati della sua guardia, insomma, che portano dei curiosi elmi cornuti. E questi elmi cornuti degli Shardan raffigurati dagli antichi egizi assomigliano stranamente agli elmi cornuti delle statuette nuragiche, dei guerrieri, delle statuette di bronzo prodotte dalla civiltà nuragica in Sardegna. Quindi, insomma, gli indizi ci sono. Poi bisogna ancora intendersi. Cosa vuol dire che c'erano i sardi fra i popoli del mare? In passato si tendeva a dire, potrebbe darsi che respinti dall'Oriente, questi popoli siano rifluiti verso Occidente e abbiano colonizzato la Sardegna. Oggi invece si tende piuttosto a vederla in altro senso, cioè a immaginare che come una possibilità, i sardi, alcuni sardi, abbiano lasciato l'isola e abbiano partecipato a questa ondata di invasioni. Da Occidente a Oriente, quindi non il contrario. La curiosità è grande, i nostri amici sardi ovviamente ci terrebbero molto che ci fosse qualcosa di vero in questo, tutti noi ci teniamo, non credo che sia dimostrato, ma se ne sta discutendo ed è una discussione affascinante. Buona visione. L'Apocalisse. Quando un'intera popolazione viene annientata o si autodistrugge. La fine della civiltà. Per noi oggi, presi dalla vita quotidiana, qualcosa difficile anche da immaginare, sicuri che non potrebbe mai accadere. Ma per alcune civiltà è già accaduto. L'età del bronzo. Fra il 3300 e il 1200 a.C. si sviluppano e prosperano alcune delle più grandi civiltà che il mondo abbia mai conosciuto. Gli Ittiti, i Micenei,
il potente impero egizio. Fino a quel momento nella storia non c'erano stati uomini potenti come i faraoni. Disponevano di ogni ricchezza, oro, grano, cereali, animali. Ogni aspetto della vita lungo il Nilo era sotto il loro controllo. Dal Nord Africa alla Mesopotamia, fino al Mar Mediterraneo, la civiltà fiorisce. Ma nel 1200 avanti Cristo, durante l'età del bronzo, accade qualcosa. Le grandi civiltà implodono e in tutta la regione inizia un'epoca oscura. Durerà 3 secoli. L'attività economica sparisce. Spariscono le élite. Assistiamo alle migrazioni dei popoli. In pratica tutto quello che c'era stato di buono nell'epoca precedente scompare. Entriamo nei secoli oscuri. Ma tra le rovine di questi imperi un tempo potenti si trovano gli indizi su cosa abbia provocato la fine di un intero periodo storico. Le prove rinvenute nei siti archeologici in tutta la regione indicano un'ondata dopo l'altra di invasioni dal mare. Orde di predoni radono al suolo intere città, fino a portare al collasso l'età del bronzo. Sono conosciuti come i popoli del mare. Esistono delle antiche lettere in cui viene descritta la grande paura che nutrivano questi popoli nei confronti dei predoni. Le navi nemiche sono già qui. Hanno incendiato la mia città e hanno causato grandi danni al paese. La domanda è: chi sono i popoli del mare? E sono loro i responsabili della fine dell'età del bronzo? Nell'entroterra della Siria, un contadino fa un'importante scoperta. Un'antica sepoltura. Nessuno ancora lo può sapere, ma questa tomba porterà alla scoperta di una civiltà sconosciuta e fornirà un indizio cruciale per indagare sul crollo dell'età del bronzo. Il contadino riferisce della scoperta alle autorità. All'epoca la Siria è sotto mandato francese, quindi si rivolgono agli esperti del Louvre a Parigi. L'archeologo Claude Schaeffer viene incaricato di effettuare gli scavi. Schaeffer era un archeologo francese, curatore del Museo Preistorico e Gallo-Romano di Strasburgo, e aveva già scritto molto sui tumuli funerari dell'età del bronzo. Era l'uomo giusto per quell'incarico. Schaeffer e il suo team arrivano a Minet El Beida, un piccolo porto sulla costa della Siria, non lontano da dove è stata scoperta la sepoltura. Non perdono tempo. Sotto la supervisione di Schaeffer, il team inizia gli scavi. Dopo pochi giorni, appare chiaro che non hanno scoperto solo un semplice luogo di sepoltura, ma un'intera necropoli antica che risale alla fine dell'età del bronzo. Per Schaeffer, la necropoli significa che lì vicino deve esserci un'antica e importante città. È un indizio promettente. Chissà quali ricchezze potrebbe conservare. Potrebbe forse fare luce sulla causa della fine dell'età del bronzo? Mentre Schaeffer esamina la zona, diventa chiaro che il luogo più probabile in cui possa trovarsi una città è una collina a poche centinaia di metri a est, verso la costa. Quando il team di Schaeffer inizia lo scavo, non resta deluso. Lentamente portano alla luce le rovine di una grande città portuale. La domanda che si pone Schaeffer è: perché quel porto era stato abbandonato? Si trattava di un fantastico accesso in Asia Minore e in Egitto. Da quel porto si potevano raggiungere le civiltà dell'entroterra. Dunque, cosa poteva essere successo? La tarda età del bronzo è un periodo di profondi cambiamenti. Il fatto che fosse una città portuale può dirci qualcosa? Si pensa infatti che in quel periodo storico gli attacchi dal mare siano all'ordine del giorno. È opera dei popoli del mare? Tra le rovine, Schaeffer trova qualcosa di estremamente interessante. Una tavoletta d'argilla.
può offrire un indizio. Ma c'è un problema. Le iscrizioni che riporta sono scritte in una lingua che Schaffer non ha mai visto prima. Le tavolette sono poco più grandi di un palmo di una mano e portano incisi caratteri a forma di cuneo e la scrittura cuneiforme. La scrittura cuneiforme non è una lingua, ma un modo di scrivere una lingua. In pratica, con la punta acuminata di una canna, si imprimevano i caratteri nell'argilla. Erano segni pittografici che riproducevano degli oggetti. Quando si trovano le tavolette d'argilla con questo tipo di scrittura, ci si aspetta che la lingua sia accadica, che era la lingua dei babilonesi. Ma queste non erano scritte in quella lingua. Era qualcosa che non avevano mai visto prima. Come si chiama l'antica città portuale che Schaffer ha scoperto? E che cos'è questa lingua indecifrabile? A mano che vengono portate alla luce le tavolette, sembra chiaro che possano essere la chiave per capire a che città appartengano queste rovine. Potrebbero offrire indizi sul perché la città è stata abbandonata? Questo porto è stato distrutto dai popoli del mare? E la sua distruzione è collegata alla fine dell'età del bronzo? Schaffer spedisce le tavolette a Parigi. Forse qui si potrà comprendere il loro vero significato. A Parigi, uno dei più grandi esperti di lingue antiche esamina le tavolette d'argilla. La scrittura impressa è diversa da tutto ciò che abbia mai visto prima. A quel tempo, nella tarda età del bronzo, la lingua di quell'area era quella accadica, che è scritta con un sistema sillabico. Con sistema sillabico intendiamo che esiste un segno diverso per ogni sillaba e affinché una lingua sia completa c'è bisogno di circa 200-300 segni. Ma mentre esaminano queste tavolette, scoprono qualcosa di incredibile. Questo nuovo sistema è alfabetico. È una scrittura molto più sofisticata di qualsiasi altra scrittura cuneiforme che abbiano mai visto prima. In un sistema alfabetico serve un solo segno per ogni suono, dunque hai bisogno di 20 o 30 segni. Perciò se consideriamo i 200-300 segni contro i 20-30, appare chiaro che il sistema di scrittura alfabetica è molto più semplice da capire e da imparare. Si pensa che le tavolette ritrovate da Schaffer siano uno dei primi sistemi di scrittura alfabetica della storia. E presto iniziano a svelare i loro segreti. Le tavolette rivelano che la città scoperta da Schaffer si chiamava Ugarit. Questa è Ugarit oggi. Claude Schaffer aveva scoperto un enorme sito, davvero molto esteso. C'erano strade con una pianta scacchiera molto complessa. C'erano templi. C'erano abitazioni private ricche di manufatti e arredi molto sofisticati. C'era una biblioteca. Era una città collegata al porto sulla costa. Si tratta indubbiamente di una grande città. E la scoperta di uno dei primi linguaggi alfabetici del mondo indica che molti abitanti avevano un alto tenore di vita. Ma Schaffer non ha idea di quale civiltà si tratti, né del perché sia scomparsa. Per avere qualche speranza di rispondere a queste domande, deve prima capire quando Ugarit è esistita. Mentre gli scavi continuano, il team di Schaffer trova sempre più tavolette. Da queste è possibile datare Ugarit. Questa ricca città sulla costa nord-orientale del Mediterraneo si sviluppa intorno al 1450 a.C. Le tavolette forniscono anche molte informazioni su come Ugarit sia diventata così fiorente. La posizione di Ugarit nella tarda età del bronzo era simile a quella di Rotterdam o di Amburgo al termine di una rotta commerciale che comprendeva grandi fiumi. Nel caso di Ugarit, la città si trovava sulla costa del Mediterraneo, a poca distanza dal fiume Eufrate. In città arrivavano pietre preziose come i lapislazzuli dall'Afghanistan a est, ebano e oro arrivavano dal Sudan a sud, l'ambra dalle regioni baltiche a nord.
queste tavolette offrono agli archeologi una gran quantità di informazioni sulla vita degli abitanti di Ugarit, soprattutto sui suoi ricchi mercanti. Uno di questi si chiamava Rapanu. Viveva in una casa molto grande e in questa casa furono trovate 450 tavolette che ci hanno aiutato a capire in che modo questi mercanti svolgessero il proprio lavoro. Una delle attività di Rapanu era fornire animali da soma. Inoltre si occupava di commercio a lunga distanza di metalli e altri beni. Una tavoletta dell'archivio di Rapanu ci dice di come i mercanti si relazionassero tra loro quando c'era qualche problema. Un mercante in Siria aveva dei lingotti di rame per Rapanu, che però non erano ancora stati spediti. Così il mercante scrive a Rapanu dicendo: «Tu manda gli asini e io manderò il rame», che, se ci pensiamo bene, è un modo abbastanza moderno di portare avanti le trattative. Altre tavolette menzionano il commercio di un materiale da cui prende il nome l'epoca, il bronzo. Per le civiltà di questo periodo, trovare i minerali grezzi per realizzare il bronzo era vitale per garantirsi la sopravvivenza. Tutte le armi del tempo erano fatte di bronzo. Quindi era fondamentale approvvigionarsi di rame e stagno per fabbricarle. Era importante prendere il rame da Cipro, ma anche trovare lo stagno in quella che oggi è la regione del Badakhshan, in Afghanistan. Le tavolette rivelano anche dettagli sulla vita privata della famiglia reale di Ugarit. Abbiamo storie di coniugi che si lasciano e che tornano insieme. Ci possiamo addentrare nelle macchinazioni politiche, nelle manovre di corte, nelle rivalità. Sembra il trono di spade dell'età del bronzo. Il trono di Ugarit era molto ambito. La città raggiunge una grande prosperità per via della sua posizione privilegiata. È un centro di commerci che si trova tra l'Egitto, i cui faraoni, grazie al Nilo, regnano su una terra molto fertile, e i monarchi dell'impero Ittita, le due potenze economiche dell'epoca. La posizione ottimale di Ugarit significava che i mercanti della città potevano sfruttare al meglio queste reti commerciali in tutte le direzioni. In questo modo le merci provenienti da tutta quell'area del Medio Oriente arrivavano in città. Gli abitanti di Ugarit vivono in un periodo di grande prosperità, sfruttando questa rete commerciale della tarda età del bronzo. E questa prosperità si riflette in molti oggetti scoperti da Claude Schaffer. A Parigi, il Museo del Louvre possiede una collezione di bellissimi oggetti scoperti da Schaffer. Per l'archeologo, questi manufatti indicano che gli abitanti di Ugarit vivono in una città davvero cosmopolita. Ma c'è qualcosa sulla posizione in cui sono stati trovati che lascia perplessi. Questi oggetti erano sepolti nel terreno, come se fossero stati abbandonati. Perché gli abitanti di Ugarit avrebbero abbandonato questi oggetti così belli e di indubbio valore? Mentre gli archeologi ampliano gli scavi, scoprono qualcosa che potrebbe dar loro la risposta. Soffitti e terrazze crollati nei quartieri residenziali della città. Tra gli edifici distrutti trovano in particolare uno strato di cenere. Ugarit ha subito un grande incendio. A Ugarit, dato che troviamo molti oggetti preziosi nel terreno, ci fu una grande minaccia che li costrinse a fuggire velocemente. Gli abitanti di Ugarit sono costretti a fuggire davanti alla distruzione della città. Ugarit, questa città fiorente, cosmopolita, ricca e vivace della tarda età del bronzo, viene improvvisamente distrutta e abbandonata dall'oggi al domani. Tutto lascia supporre che le persone fuggirono dalla città rapidamente. Probabilmente non ebbero il tempo di portare con sé i loro averi. Abbiamo trovato in molte parti della città dei nascondigli dove le persone avevano nascosto i loro beni, presero quello che potevano e fuggirono.
Dove andarono a rifugiarsi gli abitanti di Ugarit dopo essere fuggiti? Non abbiamo una risposta. Non ci sono tavolette in nessun'altra città che dicano: «Ah, i rifugiati di Ugarit sono arrivati». Questo è uno dei misteri che caratterizza tutto questo periodo. Sembra che gli abitanti di Ugarit, in questo momento della storia, scompaiano. L'analisi stratigrafica e i nascondigli per gli oggetti preziosi indicano che qualunque cosa abbia causato la fine della città è stata improvvisa. Ma cosa potrebbe averla causata? Gli archeologi analizzano le tavolette d'argilla in cerca di indizi. Ne trovano una non sulla causa della distruzione, ma su quando questa è avvenuta. C'è una tavoletta che parla di un'eclissi solare e quell'eclissi è stata datata 21 gennaio 1192 avanti Cristo. Ciò significa che la città non può essere stata distrutta prima di quella data. Quindi gran parte degli archeologi colloca la sua distruzione tra il 1190 e il 1185 avanti Cristo. Gli archeologi hanno dunque stabilito un arco temporale per la distruzione di Ugarit. Comprendono presto che la città non è la sola a scomparire in questo particolare momento storico. Tra il 1200 e il 1150 avanti Cristo, anche le grandi civiltà degli Ittiti, degli Egizi e dei Micenei iniziano a crollare. Questo segna la fine dell'età del bronzo. Cosa potrebbe aver provocato una tale devastazione da porre fine a un intero periodo della storia dell'uomo? Ugarit potrebbe fornirci la risposta? Gli archeologi esaminano di nuovo le tavolette d'argilla trovate a Ugarit e fanno una scoperta incredibile. Una lettera del re di Ugarit Hammurapi al re della vicina Alashia, l'odierna Cipro. Leggere la lettera del re Hammurapi scritta su una tavoletta d'argilla è davvero triste, perché quest'uomo è chiaramente disperato. Segnala che la sua città è circondata dalle navi. Dice: «Le navi nemiche sono già qui. Hanno incendiato la mia città e hanno causato grandi danni al paese». Deve essere davvero disperato per implorare aiuto da altre città. La lettera è una preziosa fonte di informazioni. L'area di Ugarit è stata saccheggiata e la città stessa è assediata dal mare. Chi sono i predatori del mare che distruggono Ugarit? Hanno qualcosa a che fare con la fine dell'età del bronzo? Gli archeologi prendono in esame altre civiltà del Mediterraneo orientale. Forse ci sono le prove di attacchi simili ai danni di altri imperi. E tra tutte le civiltà di questa regione, l'impero egizio è la superpotenza dell'età del bronzo. Una delle ragioni della loro prosperità era il controllo dell'oro che proveniva dalla Nubia e dal Sudan. Così l'Egitto diventò molto ricco, molto potente. L'altro fattore che contribuì alla prosperità dell'impero egizio era il Nilo. In una terra molto arida, se riesci a gestire una grande risorsa d'acqua, allora puoi coltivare. E i raccolti ti permettono di avere un esercito permanente. E se hai un esercito permanente, allora puoi regnare su tutta la regione. Per mantenere il loro potere, gli Egizi hanno bisogno dell'esercito. E i faraoni sono molto puntuali nel registrare le loro gesta militari. Ramses III era un maestro della propaganda. Il tempio funerario di Medinet Abu è un monumento alle gesta del faraone. Racconta le battaglie che egli vinse, dei popoli che sconfisse, delle sue campagne militari di successo. E il tutto è descritto nei bassorilievi che ornano il tempio.
I faraoni dell'antico Egitto sono onnipotenti e visti come divinità in terra. Ma i geroglifici commissionati da Ramses III mostrano che, nonostante tutto il loro potere e la loro presunta immortalità, i faraoni e il loro regno vengono più volte attaccati. La traduzione dei geroglifici offre agli archeologi nuove prove. Queste iscrizioni rivelano che esistevano delle popolazioni che in pratica attaccavano il faraone, attaccavano l'Egitto. Queste battaglie si sono svolte tra il 1177 e il 1174 a.C., proprio durante il periodo della fine dell'età del bronzo. I geroglifici descrivono genti mai viste prima che arrivano dal mare, un'armata di predoni abbastanza forti da attaccare i potenti egiziani. Vengono chiamati i popoli del mare. Potrebbe trattarsi dello stesso gruppo che ha attaccato Ugarit? Ma chi sono? I bassorilievi di queste battaglie offrono agli archeologi qualche indizio. Sono gruppi diversi. Alcuni indossano gonne con elmi piumati, altri indossano elmi con le corna. Sono un'amalgama di popoli e culture e arrivano da tutto il Mediterraneo. Negli antichi bassorilievi egizi, gli archeologi identificano almeno 9 gruppi diversi. Le origini di ciascun popolo del mare restano ancora un mistero. Abbiamo un grosso problema a identificare i 9 gruppi che costituiscono in sostanza i popoli del mare. Ipotizzerei che ognuno dei nomi citati corrisponda ad una diversa etnia. C'è una etnia in particolare sulla quale gli archeologi hanno puntato l'attenzione. Nei bassorilievi di Medinet Abu sono indicati come Peleset. Nell'Antico Testamento sono i Filistei. Nello stesso periodo degli attacchi all'Egitto, la Bibbia descrive storie di un'altra invasione nella terra israelita da parte dei Filistei. Il loro guerriero paladino è Golia. Siamo quasi certi che i Peleset dei popoli del mare siano i Filistei citati nella Bibbia. Sembra dunque che Ugarit, l'Egitto e gli Israeliti siano stati attaccati dai popoli del mare. Ma è possibile che questi gruppi multietnici abbiano lanciato attacchi coordinati contro le superpotenze dell'epoca? Potrebbero aver decretato, unendo le loro forze, la fine dell'età del bronzo? A mio avviso non c'erano capi militari dei popoli del mare, non c'erano invasori ostili, non c'era un pentagono e qualcuno che dicesse: voi ragazzi andate ad Ascalona e voi invece andate e colpite l'Egitto. Non è andata così. Un solo gruppo di predoni del mare di sicuro non può aver distrutto Ugarit, tantomeno aver messo fine a un'intera epoca storica. Deve esserci un'altra spiegazione su ciò che ha causato il crollo dell'età del bronzo. Per Claude Schaffer è chiaro che non sono stati i popoli del mare a distruggere Ugarit. Ma allora chi è il responsabile? In cerca di risposte, Schaffer decide di chiedere aiuto a uno degli archeologi più importanti dell'epoca. Quando la carriera di Schaffer decolla, entra in contatto con tutti i massimi archeologi dell'epoca, compreso Arthur Evans, famoso per aver scoperto Cnosso nell'isola di Creta. Così tra i due si crea un legame e iniziano una corrispondenza. Cnosso, come Ugarit, ha subito una distruzione su larga scala verso la fine della tarda età del bronzo, a cui è seguita la scomparsa della civiltà minoica. La persona con cui avrei parlato sarebbe stata Arthur Evans. Evans aveva fatto un lavoro accurato sul sito e la sua teoria era che fosse stato distrutto da un terremoto. Arthur Evans è il padre dell'archeosismologia. Iniziò a documentare sistematicamente gli strati archeologici a Cnosso e a interpretarli in relazione agli eventi sismici episodici dell'area. Secondo lui si creava un effetto diffuso. Più forte era il terremoto, più si sarebbe avuta una devastazione a livello regionale.
Per Schaffer è un'idea interessante. Un terremoto spiegherebbe la distruzione di Ugarit. Edifici crollati con combustioni su vasta scala a seguito di incendi scoppiati durante il terremoto. E questa regione è piena di faglie sismiche. Durante gli scavi a Ugarit, Schaffer trovò le prove di molteplici terremoti. Sembra che ce ne siano stati una serie, una lunga sequenza, che ebbero luogo nell'arco di 50 anni, dal 1225 fino al 1175 avanti Cristo. Le prove scoperte da Schaffer indicano che Ugarit è stata distrutta da un terremoto, in concomitanza con la fine dell'età del bronzo. La scoperta lo porta a trarre una conclusione molto più ampia. In realtà pensava che la fine dell'età del bronzo fosse stata causata da un grande terremoto catastrofico. Schaffer ha trovato il colpevole della distruzione di Ugarit. E una serie di terremoti ha causato così tanta devastazione da mettere fine all'età del bronzo? La teoria ha qualche falla. In realtà, quando si verifica un terremoto, anche se rade al suolo una città, gli abitanti la ricostruiscono. È il luogo in cui sono le loro case, le loro famiglie, i loro amici. È lì che si cerca di ricostruire. Dove altro si può andare? È davvero difficile pensare che un terremoto possa distruggere un'intera civiltà. Quindi, se Ugarit non si è spopolata dopo un terremoto, che cosa ha spinto la sua popolazione ad abbandonare la città? E la sua distruzione è collegata alla fine dell'età del bronzo? Nel 1965, un archeologo americano, Rhys Carpenter, viene invitato dall'Università di Cambridge a tenere la prestigiosa conferenza J.H. Gray. Carpenter è specializzato nell'antica civiltà micenea e ha una teoria radicale sulla fine dell'età del bronzo. Carpenter contesta le due teorie prevalenti, terremoti o invasioni. Sostiene che entrambe queste possibili cause difficilmente possano portare al totale disfacimento di una società. Secondo Carpenter, l'unica spiegazione possibile per la totale distruzione di Micene e la grande migrazione del suo popolo è ambientale, una grave siccità seguita da una carestia. Rhys Carpenter per la prima volta portò il clima all'interno del dibattito sulla fine dell'età del bronzo, spiegandone le ragioni. Era un pensatore di larghe vedute e la sua teoria è passata alla storia perché ha introdotto per la prima volta la meteorologia e la climatologia all'interno degli studi archeologici. È una teoria radicale. Una grave siccità diffusa in tutta la regione potrebbe aver portato una carestia tale da destabilizzare la tarda età del bronzo. Ma per sostenere tale teoria, Carpenter ha bisogno di prove scientifiche. Qui si imbatte in un problema. Quando Carpenter avanzò questa teoria, non esistevano dati meteorologici specifici sufficienti per sostenerla. Non c'erano dati sulle regioni che subirono la devastazione alla fine dell'età del bronzo. Ma potrebbe esserci un'altra prova. Una delle tavolette d'argilla trovate a Ugarit contiene il testo di una lettera mandata dai re Ittiti che implorano aiuto. Abbiamo un certo numero di tavolette a Ugarit e anche delle tavolette in Egitto, nelle quali i re Ittiti parlano di una carestia, raccontando le sofferenze del loro popolo. Insomma, immaginate i fieri Ittiti che si trovano costretti a chiedere aiuto agli Egizi e al popolo di Ugarit. E la carestia peggiora. Dopo aver ricevuto le richieste di aiuto provenienti dagli Ittiti, il popolo di Ugarit deve a sua volta aver chiesto aiuto agli Egizi.
Ma senza i dati climatici dell'antichità, è impossibile stabilire con certezza se questa crisi abbia colpito tutto il Mediterraneo orientale. Ed è dunque impossibile dire se la siccità e la carestia siano state la causa della fine dell'età del bronzo. Nel caso di Ugarit, inoltre, la siccità e la carestia non spiegano perché le persone più abbienti nascondano e abbandonino i loro averi più preziosi. Immaginate di vivere in questa città florida e siete dei ricchi mercanti. Avete tanti oggetti, tanti gioielli preziosi e li abbandonate tutti. Perché lo fate? L'unica ragione che vi possa spingere ad abbandonare i vostri beni e fuggire è se doveste farlo in fretta. Altrimenti, vi portereste dietro le vostre cose e cerchereste di capire dove andare. Nessuno di loro fece tutto ciò. Scapparono e basta. Se tutti gli abitanti fuggirono lasciandosi dietro le loro cose, può solo significare che percepirono una grande minaccia imminente. Se è la siccità la causa dell'abbandono della loro città, non avrebbero lasciato gli oggetti preziosi. Le prove suggeriscono che gli abitanti fuggono dalla città. Si potrebbe spiegare con un'invasione. Ma c'è qualche prova che la distruzione di Ugarit sia stata opera di una forza nemica? Gli archeologi riesaminano le rovine di Ugarit. Tra oggetti sepolti, strutture crollate e una combustione su vasta scala, trovano qualcosa di determinante. Le prove che, secondo loro, dimostrano che la città è stata attaccata e distrutta. Gli scavi hanno portato alla luce punte di frecce sparse in vari luoghi delle città e lungo le strade. Devono esserci stati dei combattimenti casa per casa negli ultimi giorni di Ugarit. Facendo dei raffronti con i testi, sappiamo che in quel momento il popolo di Ugarit era preoccupato per le incursioni provenienti dal mare. Dunque la distruzione della città è stata causata dai popoli del mare. Secondo i geroglifici di Medinet Abu, le battaglie degli Egizi contro i popoli del mare hanno luogo tra il 1177 e il 1174 a.C. Se gli archeologi riuscissero a stabilire quando fu distrutta Ugarit, allora forse i due attacchi potrebbero essere collegati. Sono gli stessi invasori i responsabili di entrambe le ondate di violenza? Per determinare quando ha avuto luogo l'attacco su Ugarit, un team di studiosi si è recato presso le rovine di Gabala, 35 km a sud di Ugarit. Qui, come a Ugarit, trovano la prova che il sito è stato distrutto. E quando gli archeologi effettuano le datazioni al radiocarbonio, scoprono qualcosa di incredibile. Il radiocarbonio fa risalire la distruzione di Gabala tra il 1190 e il 1194 a.C. Sembrerebbe molto probabile che, essendo così vicina a Ugarit, ciò possa essere avvenuto nello stesso momento dell'attacco a Ugarit che ha portato alla sua distruzione finale. Ugarit viene distrutta solo 10-15 anni prima che l'Egitto venga attaccato dai popoli del mare. La città affronta una flotta di navi ostili. In quegli anni i predoni del mare assaltano le città lungo le coste orientali del Mediterraneo. Potrebbero essere loro i responsabili della fine dell'età del bronzo? Mentre gli archeologi prendono in esame altre civiltà della tarda età del bronzo, la possibilità diventa sempre più reale. Nel mondo miceneo, le prove archeologiche sono evidenti per il periodo che stiamo analizzando, ad esempio per quanto riguarda la distruzione dei palazzi di Micene e di Tirinto. Dunque, gli edifici bruciarono, ma le cause non le conosciamo. Non è chiaro chi siano i responsabili di quella distruzione, però è chiaro che una distruzione c'è stata alla fine dell'età del bronzo. E la distruzione delle civiltà in tutta la regione è così totale che l'uso della scrittura semplicemente si interrompe. So in the Mycenaean world...
Nel mondo miceneo, la scrittura serviva principalmente per scopi contabili, per la burocrazia statale, per registrare le merci che arrivavano dalle diverse parti del regno. Serviva per registrare le entrate sotto forma di tasse e le uscite, come ad esempio i salari. Nell'impero ittita accade la stessa cosa, quindi quando queste entità statali scompaiono, scompare anche la necessità di scrivere. È impossibile sapere se Micene sia stata distrutta dai popoli del mare, ma la distruzione è avvenuta nell'arco temporale che coincide con la fine dell'età del bronzo. Ciò che appare chiaro, però, è che i popoli del mare sono un insieme di popolazioni che sferrano un attacco al cuore delle grandi civiltà dell'epoca. E con la scoperta di sempre più siti distrutti, ci si rende conto della portata di questi attacchi. Molte città costiere, da Pilos in Grecia fino a Gaza nell'odierna Palestina, vengono rase al suolo. La distruzione è tale che molte città vengono abbandonate. Qual è la causa di una situazione eccezionale come questa? Le società della tarda età del bronzo erano estremamente gerarchiche. Lo sfruttamento delle persone era nell'ordine delle cose, quindi gran parte della popolazione occupava il gradino più basso della scala sociale, non proprio una posizione in cui sentirsi a proprio agio. Probabilmente sarebbero bastati un paio di anni di cattivi raccolti e le persone non sarebbero riuscite a sfamare le proprie famiglie e a pagare le tasse. Bastava una situazione del genere per spingere molti ai margini della società e chi si ritrovava in quella situazione iniziava a vagabondare e a saccheggiare. Si formavano così gruppi di persone che per sopravvivere erano pronti a tutto. La vita nella tarda età del bronzo può essere davvero precaria. Prendere il mare e saccheggiare per necessità potrebbe essere l'unica opzione per i popoli del mare. Gli archeologi riesaminano i bassorilievi di Medinet Abu in Egitto. Un'analisi più approfondita fornisce una possibile chiave di lettura. I bassorilievi di questa scena di battaglia non raffigurano solo soldati, ma anche donne, bambini, carri. Quindi non si tratta solo di un'importante battaglia tra i popoli del mare e gli egizi, ma di una vera migrazione di persone che si spostavano in quest'area. Considerando il quadro generale del Mediterraneo di quel periodo, si assiste all'invasione dorica nei Balcani, poi alle invasioni dai Balcani in Asia Minore, dall'Asia Minore a Cipro e da Cipro alle coste dell'odierno Libano. È un effetto domino che sostanzialmente aveva avuto inizio nell'Egeo ed era proseguito in tutto il Mediterraneo orientale. I popoli del mare attaccavano le zone costiere in cerca di un luogo in cui vivere. La teoria avrebbe senso. Sembra che la fine dell'età del bronzo sia stata decretata da una serie di invasioni seguite da ondate migratorie. Ma esiste qualche prova a sostegno di questa teoria? L'archeogenetista Philip Stockhammer è specializzato nell'analisi del DNA antico. Ha esaminato antichi resti umani scoperti ad Ascalona, un antico porto nella regione storica del Levante, oggi occupata dagli odierni stati di Israele, Siria, Libano e Giordania. Nella tarda età del bronzo, questa regione è abitata dal popolo dei Filistei. Si pensa che i Filistei possano essere uno dei gruppi che formano i popoli del mare. Forse l'analisi del DNA potrebbe far luce sulla loro origine e sulla loro provenienza. Una grande questione aperta dell'archeologia della tarda età del bronzo è l'atto finale di questo periodo, svoltosi intorno a 1200 a.C. In quest'ambito i cosiddetti Filistei giocano un ruolo importante. Con le nostre analisi genetiche abbiamo avuto la possibilità di esaminare i resti di abitanti di Ascalona, quindi di una delle città filistee. Abbiamo analizzato i resti di abitanti di Ascalona della tarda età del bronzo, quindi del periodo precedente al 1200.
200 a.C. e abbiamo constatato che gli abitanti di Ascalona avevano le stesse caratteristiche genetiche di tutti gli altri abitanti del Levante meridionale. Ma quando Stockhammer analizza il DNA dei resti di 4 bambini sepolti dopo il 1200 a.C., i risultati sono completamente diversi. Questi 4 bambini avevano una componente genetica che non avevamo trovato nel Mediterraneo orientale fino a quel momento, mentre l'avevamo trovata in Italia meridionale e in Grecia, sempre riferita a quel periodo. Forse stavamo assistendo alla migrazione di un popolo che più tardi sarà noto nella Bibbia come Filistei? Quella che abbiamo trovato è la prova genetica di una massiccia migrazione verso il Levante meridionale? Credo di sì. Medici, artisti, mercanti, ma anche mercenari, viaggiavano percorrendo centinaia o anche migliaia di chilometri sulle navi o con le carovane. Quindi le persone vivevano a stretto contatto. Stockhammer crede di aver trovato la prova che i Filistei, uno dei gruppi che sappiamo far parte dei popoli del mare, siano migrati nel Levante. E documenti della tarda età del bronzo testimoniano lo spostamento di massa nel Mediterraneo orientale. Un dato importante, questa migrazione ha luogo intorno al 1200 a.C. Dopo quell'anno inizia la decadenza delle civiltà di questa regione. Ma cosa può aver portato i popoli del mare lontani dalle loro terre? Cosa può averli spinti ad attaccare Ugarit, gli Ittiti e l'impero egizio? E sono proprio loro la causa della fine dell'età del bronzo? Per capire cosa potrebbe aver spinto i popoli del mare a prendere queste decisioni, occorre sapere com'era il Mediterraneo orientale a quell'epoca. I paleoclimatologi hanno prelevato campioni di sedimenti dal fondale marino nel Mediterraneo orientale. Studiando l'accumulo dei sedimenti, è possibile ricostruire la storia del clima antico. Quello che osserviamo è un cambiamento nella temperatura del mare. In realtà si tratta di un calo da 2 a 4 gradi. Il mare diventa più freddo e questo ha un impatto catastrofico sulla distribuzione delle piogge, fondamentali per i raccolti. Temperature più basse portano piogge meno intense, che a loro volta portano alla siccità e quindi a raccolti mancati, in sostanza alla carestia. Proprio come Rhys Carpenter ha teorizzato nel 1965, esiste la prova di una siccità che porta alla carestia nel Mediterraneo orientale. Oggi, oltre 50 anni dopo, abbiamo i dati scientifici che mancavano a Carpenter. E sembra che avesse pienamente ragione. La siccità fu uno dei fattori che portò al crollo non solo dei Micenei in Grecia, ma anche di molte altre culture e civiltà nelle regioni che confinavano con la Grecia. Per le persone, siccità significa affrontare condizioni atroci. Durante l'età del bronzo, probabilmente le persone conoscevano i luoghi fertili e prosperi della costa del Levante e forse hanno provato a raggiungere proprio quei luoghi spinte dall'istinto di sopravvivenza. Immaginate di vivere su un'isola in Grecia e incombe la carestia. Restate a guardare la vostra famiglia in difficoltà, i vostri vicini che lottano per sopravvivere o prendete il mare. Per le popolazioni che vivono lungo la costa Egea, la navigazione è parte della vita quotidiana. Siamo in presenza di giovani uomini esperti in tattiche militari, capaci di affrontare il mare per cercare il cibo e metterlo al sicuro. Si pensa che questi gruppi abbiano abbandonato le loro civiltà in declino e siano diventati il gruppo multietnico che conosciamo come i popoli del mare. Dunque, non erano assassini assetati di sangue, ma persone in condizioni di estrema difficoltà, in cerca di cibo e determinate a salvare la propria gente.
Si ritiene che i popoli del mare abbiano scatenato una serie di attacchi e invasioni contro le ricche civiltà che si affacciavano sul Mediterraneo orientale. Quelli che oggi chiamiamo popoli del mare sono molto probabilmente popolazioni dell'Egeo che attraverso Creta giunsero sulla costa orientale del Mediterraneo in cerca di nuove terre. Non sembra, tra l'altro, che sia stata un'unica rapida invasione, ma una lenta migrazione nel corso di molte decine di anni. Non credo che sapremo mai con certezza chi fossero i popoli del mare, ma secondo me, almeno una parte di essi, deve essere stata una grossa fetta della popolazione scontenta della propria vita, insoddisfatta, incapace di nutrirsi, persone senza radici, costrette a compiere razzie per sopravvivere, che sfogavano la loro rabbia e la loro frustrazione nella violenza, nelle rivolte, nei saccheggi dei palazzi delle persone ricche che vedevano come loro oppressori. Si pensa che alcune terre siano state semplicemente saccheggiate, mentre in altre gli aggressori abbiano trovato un luogo in cui stabilirsi. Spesso accusiamo i popoli del mare, i Filistei e gli altri gruppi che ne fanno parte, di essere stati dei saccheggiatori, gente che distruggeva ogni cosa per creare la loro nuova patria. Ma non è quello che hanno sempre fatto i popoli colonizzatori? Lo hanno sempre fatto nel corso della storia. Inoltre si ritiene che quando le condizioni nell'area del Mediterraneo orientale sono peggiorate, le incursioni dei popoli del mare siano diventate sempre più frequenti. Schaffer non aveva torto. Si verificò un terremoto e non fu l'unico evento che accadde all'epoca. Personalmente, credo che si siano sommati una serie di fattori avversi. Non fu solo il terremoto, non furono solo i popoli del mare, non fu solo la carestia, fu tutto questo insieme. Abbiamo tutta una serie di eventi che si verificano nello stesso periodo. Non c'è un'unica causa scatenante. E questi eventi, in pratica, portano le grandi superpotenze dell'epoca, gli Ittiti e gli Egizi, a lasciare il passo ad altri popoli. Le grandi civiltà, una dopo l'altra, collassano. Ciò porta alla fine dell'età del bronzo. Nel caos che segue, si preannuncia un'epoca oscura su tutta la regione. In quest'area si era dimenticata la scrittura, ma poi, con il tempo, alcuni regni più piccoli e piccole città-stato nascono e si sviluppano sui resti di ciò che c'era prima, sostanzialmente colmando quel vuoto di potere che si era venuto a creare con la caduta dei regni e dei grandi imperi della tarda età del bronzo. I popoli del mare hanno avuto l'audacia di attaccare l'impero egizio, gli antichi greci e la ricca città di Ugarit. Forse non conosceremo mai la loro vera identità, ma questi popoli misteriosi hanno avuto un impatto profondo sulla tarda età del bronzo. Sono personalmente convinto che il crollo della tarda età del bronzo non sarebbe avvenuto senza l'azione determinante dei cosiddetti popoli del mare.